E benvenuti da Tina e Pippo Iviu. E oggi siamo qui con i nuovissimi Twisty Slime, il segno di vittoria. Allora ragazzi, vi avevamo già recensito la prima collezione, bellissima. Adesso c'è la seconda, poi c'è la terza, la quarta, la quinta, la sesta, la ok, è uscita una nuova collezione, una nuova edizione con 16 nuovi colori. Pippo, ok, e ci sono 5 categorie diverse. Allora, ci sono i colori fluo, poi Pippo leggi tu. Allora, fluo, glitter, pop, profumati, e B-colors. Bravissimo, è B-color, quindi veramente sono una novità, sono molto contenti perché... ragazzi, si legge B-colors. B-color, ma non ce l'hai. E comunque già la prima edizione ci è piaciuta tantissimo ed è per quello che l'abbiamo ripreso anche la seconda, perché sono veramente fatti benissimo, non si appiccicano, bellissimi. La aggiungo io la S magari, no. Però leggete B-colors. Vabbè, ok. Come sapete i Twisty Slime sono degli slime 2 in 1, perché da una parte hanno come uno snow slime e dall'altro uno slime normale, che poi mischiandosi formano il Twisty Slime. È veramente bellissimo. Leggete adesso? Sì, B-color, sono aggiunto la S. Allora, sono di collection, della marca Collection is a Passion. E mi raccomando, seguiteli su YouTube, Facebook e Instagram, hanno anche il loro profilo, quindi se vi va, seguiteli. E poi mi pare che costino 2,50 euro. Sì, bella. 2,50 euro, prezzo sorriso, più morbido, più elastico. Ok, Pippo, vieni pure. No, dai, vieni qua. Perché ragazzi, io se lo sapete, io sulla sedia, sapete cosa c'ho? I biscotti. I biscottini, sì. Sapete che Pippo mangia sempre. Guarda, guarda, facciamo una bella pausa. Allora, qua c'è il booklet, naturalmente con ogni Twisty Slime avrete il booklet, dove ci sono varie interviste, varie ricette anche di slime. E ci poi... sono tantissimi tipi. Bravo, e poi alla fine ci sono... c'è la anzi ragazzi, vi dico tutti i tipi io. No, adesso iniziamo col farvi già vedere. Allora, iniziamo dai profumati. Ok. Che sono Deep Blue, Deep Blue, Neon Orange, che sarebbe Red, questo. Passion. E poi Lavender, punto viola. Allora, adesso vi facciamo vedere. Abbiamo già tutta la plastica, così non ci mettiamo. Guarda che bella questa immagine con tutti gli, gli slime, sia chiusi sia aperti. Ma si vedono sempre lo slime. Ok, Pippo, mettiti pure di là. Io, allora, io prendo la testa. Io apro. Mamma, c'è coppa. Ok, iniziamo subito ad aprirli. Questi qua appunto sono profumati. Ovviamente c'è da spaccarsi le mani per no. Allora, c'è la plastica sopra. Tina, tu mi apri questo e io voglio... Io sempre devo essere. Anche se io... Che profumo! Di lavanda, infatti si chiama lavanda. Lavanda, buonissima. Lo sento solo okay, io. Ok, alzati pure le mani, che Pippo. Hola, noches! Ma non so ragazzi, perché io ce l'ho su questa parola anche a scuola quando diciamo degli intervalli. Facciamo un po' di parole. Io e i miei compagni diciamo hola noches e poi facciamo il ballo. Perfetto, proprio. Guardate ragazzi, il ballo, questo qui è il ballo più bello del mondo. Ok. Vai, mi puoi iniziare a far vedere quello lì viola? Ragazzi, oggi io mi sono spaccato un polso. Sì, ho battuto il polso, Pippo. Ok, vai. Vai, mischialo già, mischiamoli già. Che ci va un anno e mezzo per mischiarli. Bene, bene. Ok. Tina, sì. Io... Vediamo un po' per tutto i vari odori. Questo blu, Pippo. Io so già di cosa sa. Sai, di cosa sa. Profumeria. Sì, comunque è profumato. Poi questo è appunto arancia. Ciliegia penso. Sì ciliegia. E poi viola e lavanda. Allora vai, mischiamo. Ma l'ha detto ragazzi. Ma perché qui c'è già un po' di... Vedete, è già solido. Ah, perfetto, vedete, si toglie anche tutto dalla confezione, non è per niente appiccicoso. E ragazzi, 1, 2, 3 stella. Vai, iniziamo a mischiare.
ovviamente anche questo è una gioia, ragazzi, ovviamente okay. Quando ci va per essere proprio belli belli ora un anno un anno, sì. No ragazzi, vabbè, facendo un po' poi diventano proprio twisty slime. Ecco qui le nostre polpette, i nostri cannoli. Ho voluto fare con i cannoli. Sì, abbiamo preparato con questi twisty slime delle, io delle polpettine e polpettine e Pippo dei cannoli, vabbè. Sarà tutto per i giusto per fare qualcosa. Sarà di... tutto per i napoletani. Ok. E appunto sono bellissimi, vedete, tutto mischiato è bellissimo. Guardate questo arancione, viola e azzurro. Sapete ragazzi, come si fa? Manina. Dai, adesso passiamo a quelli glitter. Allora, vedo quelli aggetto. Allora, leggo io i nomi. Vai. Glitter dove sono? Qua, questi qua. Allora. Gold. Gold. Glitter. Poi. Sky blue. Proprio sono in inglese però. Vabbè, meglio solo leggere questo qui. Allora c'è gold glitter, che sarebbe questo qui appunto dorato con tutti i glitter. E l'ultimo tuo, non te lo faccio poi, leggere. Poi sky blue glitter. E poi silver. Yeter. No, silver glitter. Che è appunto questo qui argento. Allora ragazzi, okay. Apriamo e ti vediamo subito. Ovviamente un po' sì, adesso li apriamo, aspettate. Solo magari ve li facciamo vedere, va? Solo per quei napoletani faccio un babà e ce la faccio. Ok. E li facciamo vedere anche così, guardate come sono belli, meravigliosi. Apro anche questo. Ok, adesso di Pippo prepariamo, cioè li mischiamo, ecco. Io ragazzi faccio gli ultimi tocchi. Sì. Allora, li abbiamo mischiati tanto Pippo. Fa fare la sua pizza. Sì. Guardate un po', ve lo faccio vedere piatto questa volta. Guardate ad esempio questo qui, dorato. Cioè, guardate con i glitter, che effetto bellissimo. Guardate ragazzi, ho fatto salamino e povero. Sì, ok, la pizza. E poi invece questo qui è quello azzurro, meraviglioso. Ah, comunque ragazzi, vi lasciamo link qua sopra degli altri twisty slime. Ragazzi, video che abbiamo fatto. Per tutto il mondo, anche per chi non ci segue, dovete guardare tutto il mondo questo video. Perché vi dedico tutto il mondo questo babà. Questo babà, ok. Allora, poi passiamo a un'altra categoria. Soprattutto ai miei amici, mi dico la lingua tanto voi la ok. Allora, i fluo, che sono? Questo è fluo cherry. Poi fluo kiwi, bello, hanno quindi i nomi come i frutti, e fluo lemon, questo qui. Allora, apriamoli Pippo. Che c'è? Ah, non mi piace. Ah sì, ve l'ho fatto vedere il Pippo. Scusa. Il cannolo con l'opiz, opiz. Allora, questo qui è fluo lemon, guardate come proprio fluo, bellissimi. Ragazzi, ho prima fatto un macello. Noto comunque che sono migliorati questi twisty slime, perché si staccano anche di più rispetto agli altri della prima collezione. Ma perché a me mi si attaccano? Vabbè, capito. Bue! Vai, toglielo, magari questa volta vi facciamo vedere i due slime separati. Vai, fai vedere questo. Gli fa ancora male il gomito. Allora, questo qui, aspettate se si vede. È minimo da 21. È lo snow slime. E quello, Pippo, tiralo un po' fuori. È fluo slime. Fallo vedere tu. È fluo slime. Ok, quello fluo. Poi c'è questo qui verde, kiwi. E questo appunto ragazzi, per tutto il mondo. Via! Andiamo a comandare. Sì dai, mischiamone. Magari questi qua li mischiamo. Ragazzi, nel frattempo cantiamo un po' di canzoni. Guardate. Cantiamo un po' di canzoni. Come? Che canzone vuoi cantare? Andiamo a comandare. Classica. Andiamo a comandare. Ok. Allora, questo qua è il kiwi. Che non lo sapessi, io so usare il computer. Ah, vabbè, Pippo dice informazioni a caso. Ma veramente? Ok. Ah, bravo Pippo, l'hai già mischiato. Fammi vedere un po' il tuo. Aspetta. Che bello questo, ragazzi. E dieta, faccio il cannolo. Solo per voi. Solo per voi. Quindi, partiamo. Subito. Allora, cioè, guardate come si stacca bene. Aspettate. Già finito. Eccolo qua. Cioè, che bravo, bello. È che io ormai sono un artista. Ragazzi, fate così per non metterci tanto tempo a prendere anche l'altro. Fate così. Perfetto, ragazzi. Mi sento realizzata dopo aver scoperto questa cosa. Guardate ragazzi, ho realizzato, faccio il negozio di cannoli. Ah, bravo. Guardate come vengono bene a Pippo. Eh?
hashtag cannoli twisty slime. Esatto, perché tu sei se, se li fate anche voi, ditecelo, ragazzi. Ok, andiamo avanti con i pop. Pippo, vieni un po' a vedere. Voglio abbracciare da dietro. Voglio abbracciare. Ok, allora Pippo, guarda un po'. Questo qui è candy lilac. Ma che cos'è il candy? È caramello. Siamo lei, vai. Vai, fallo vedere da vicino. Siamo lei, Pippo. Pippo oggi è canterino. Fallo prima vedere da vicino. Il gallo canterino. Poi questo qui è lime green. E infatti è bello. E poi peach, quindi pesca. Ok, anche loro sono pronti, guardate che belli. E non meravigliosi. Solo, anche questo che anche questo è pronto. Bravo Pippo, sì. Guarda come l'hai impostato bene. Bravo. Ragazzi, una mezz'ora. Ok, ultima categoria sono i bicolor, che mi incuriosiscono tanto. Bicolors, ma ci sei cantanti? Bicolor, sì. Perché appunto voglio vedere di che colore comunque. Allora, c'è il mango bicolor, che è giallo e rosso. Non c'è la viola. Sei fucsia. Più o meno. Non si capisco. Poi blu e giallo, che si chiama plum bicolor. E viola e giallo. E viola e blu, che si chiama blue violet bicolor. Vai Pippo, mi schiamano in diretta questi per vedere come diventano. Dai! Perché su voglio dobbiamo cambiare il colore. Eh sì, mischiandosi. No, ma okay. Pensavo che c'erano tutti e due quelli nuovi. Vai. Sì, noi dobbiamo aprire tu. Sì. Ok, li abbiamo aperti tutti. Adesso vediamo. Iniziamo con giallo e blu. Mi fa molto che dovrebbe dare verde. Come ti te l'ha detto? Oh, mamma mia. Infatti, allora. Infatti è già blu. Già un po'. Vai, Pippo, tu mischia viola e blu. Vediamo. Viola e blu, te la verità diventa marrone. Che bella scoppietta. Se non sbaglio diventa marrone. Viola e blu. E vediamo, dai. Me l'ha detto mia madre, quindi speriamo che sia anche così. Sì, infatti è diventato verde, ragazzi. Adesso c'è ancora un po' di giallo, però guardate un po'. Bellissimo. Questi bicolor sono meravigliosi. Ma il mio rimane... Ok. Adesso aspetta, ti aiuto. Vai, tu intanto... Sì, questo qua non è che cambia molto colore, cioè... Così, un blu con qualche sfumatura di viola, ma non più di tanto. Vediamo questo qui. Guardate che giallo bello. Giallo e rosso. Guardate che bello. Vabbè. Bello, questo qui sì, è diventato verde. Benissimo. Vai, proviamo questo qui, giallo e rosso. Che bello, sta diventando arancione. No, Pippo, cosa fai? Bam, vieni, vieni qua. Io so come fa la canzone del gallo. Vai, fai un cannolo con... Quindi che voi non sapete come fa la canzone del gallo canterino, vai la canto. Il gallo canterino sveglia tutti la mattina con il suo suonino della pipettina. Ok, direi che possiamo finire qua perché va bene così, hai già detto tanto. E appunto è diventato così, quindi vedete un po' di arancione anche qua. Molto molto carino, veramente. Poi questo qui è il più bello. Sì, però quello dei bicolor mi è piaciuto molto, questo qua che è diventato verde. Bah. Molto bello. Allora Pippo, ti sono piaciuti? Sì, eh? Il gallo grande. Ah, facciamo vedere un po' magari, allunghiamone qualcuno, vai, scegliene uno. Io questo qua, guardate. Aspetta, facciamo la X, il gioco che tenete in noi, poco sai, di menenza, patologica. Ragazzi, sono bellissimi. Wow, questo qua glitter, voglio. Aspetta! Se ce la ragazzi, se ce la faccio un cuore, un like. Sì, sì, anch'io un cuore. Cuore. Tema San Valentino e tema anche fan. Allora, tema fan per i fan. Allora, vediamo un po'. Ah, ce l'ho fatta! Ah, sì, lui mi ha fatto il cuore così. Una specie di cuore. Anzi, ragazzi, voglio accompagnare un amico per adesso, un amico che conoscete da un bel po' di sì. Chi è? Pikachu! Pikachu! Se è giusto, devo anche votare il suo amico. È giusto, di viaggio. Comunque ragazzi, bellissimi. Fateci sapere, mi raccomando, se li prendete anche voi. Guarda e quali avete preso? Pikachu Charmander. Ok, per bravo. Questo finale li voglio. Ok. Comunque ragazzi, questo qua mi fa impazzire. Quanto mi sei dimancato. Ok ragazzi. Quindi sono bellissimi, ci sono piaciuti tantissimo. Scriveteci qua sotto, mi raccomando, se naturalmente vi è piaciuto questo video e quale avete preso. Inoltre oggi
vogliamo salutare. Anzi, lo dice Diego. Vogliamo salutare alcuni di voi. Bravissimo Pikachu. In particolare, Giuseppe Comune, Guglielmo Balducci, che vuole un bacio grande da tutti e due. Ciao Guglielmo Balducci. Anzi, wow. Domanda. Io. Pikachu? E Charmander. Oh, quindi un bacio più grande di questo. Poi Robert Dobreanu, Rosa con l'account Vincenzo Romano, Rachele con l'account Bape05. Ma io mi sono un Bape! Che vuole un bacio sia da me che da Pippo. Ciao Rachele! Ciao Rachele! Poi da tutte e tre! Quindi oggi chi chiede? Voglio un bacio da tutte e due. Da tu, anche da Charmander, da Pikachu, perfetto. Poi Francesca Indelicato, Arale B YouTube, classe 4T, Riccardo Palma, Fatima Messelac, poi Mattias 95, qui, Greta, come si chiamava? Classe 4T, ho già detto. Poi Greta con l'account Greta e Giorgia, Rossella di Rosa, ma non esiste. Francesco La Rocca. Non esiste la quarta. Dai, Pippo, fammi andare veloce. Francesco La Rocca con l'account Loredana Schiavo, Michela Giaco, Omar El Alami, Zombie Nator 00. Poi Francesco Toys, Chiara Nieddu con l'account Alma Sanna, Imma Carbonaro, Emanuele Celenza, Giada Moscato, Sudarshani, siege troppo belli su Basing. Ok, un account molto strano. Vai Pippo. Poi Martina Maglione, Giulia Perulli. Perugia pensavo. No, Perulli. Poi Noemi Maiulo, Claudia Cirillo, Simon 07 Palmentieri, Alessia Bollono, Balig Abowel Naga, Plif Axas, Stefano Sansone, Asia De Prosperis, Aziza Amine, Marianna con l'account Cira Riccardi, Natali HVOZ di Cova, Laura Frattaroli, Playlist, poi Fede 07, Patrizia Durando, Ryan Munshi, Desire Duca, che vuole un saluto da Pippo. Saluta Desire. Ciao Desire, da tutta te. Ok. Poi Sofia con l'account R3JK, Francesca Caprio, Yunalkis Cadiz, Allison, scusate, Ellison Ilari, poi Franco Salvaterra, Antonina D'Amico e infine Giuseppe Lo Galbo. Quindi ragazzi, noi vi mandiamo un bacio enorme e un abbraccio fortissimo. Fortissimo. E quindi se vi è piaciuto questo video mettete un bel pollice in su. Se siete nuovi iscritti al nostro canale vi vediamo tanti tanti altri video. Quindi ecco se vi con i vostri amici e giovani. Esta bomba. Bravissima Pippo, lasciateci bellissimi commenti come fate sempre. Noi vi ringraziamo tantissimo. E quindi saluti da Tina. E poi vi vediamo al prossimo video. Ciao. Viva i Twisty Slime.